Benissimo. Obiettivo, sì, replicare questo evento negli anni futuri, con l'auspicio però che le istituzioni ci diano una mano. Sindaco, ascolti, ecco, lei ha fatto un bel discorso in merito ai giovani, in merito alla città, in merito alla Calabria, allo, come dire, al gap generazionale che lei non condivide, perché la nostra comunque è una generazione che si è fatta sul sacrificio e lo posso testimoniare. Condivido quello che ha detto il sindaco davvero, perché forse facilmente ci si accusa, non so di che cosa, di alcuni privilegi, privilegi che davvero non abbiamo avuto la nostra generazione. Certo, era un contesto sociale ed economico diverso quando l'Italia era in crescita, era tutto diverso. Adesso l'Italia non deve crescere dal punto di vista economico, deve comunque crescere da altri punti di vista, e voi vi trovate in questo contesto nuovo, e la sfida che vi lanciamo, ecco, di cogliere queste novità. Io ringrazio davvero Antonio Pagliaro per il bel discorso che ha fatto, mi complimento con lui per questa scoperta che ha onorato la Calabria, la Mesia Terme e la Calabria. Ringrazio tutti voi, mi dicevano se ripeteremo questo evento, è il nostro obiettivo, visto il successo straordinario di questa prima manifestazione che ha onorato la Mesia Terme. Il sindaco diceva poco fa, non si fa altro che parlare di questo evento, perché abbiamo importato conoscenze, abbiamo esportato anche conoscenze in una grande e bella sinergia fra istituti. Questa è la novità di quest'anno, siamo riusciti, come dire, a sinergizzare le conoscenze delle altre scuole con le nostre. Questo è stato veramente straordinario e molto apprezzato dai nostri visitatori. Grazie di tutto, un aiuto anche chiediamo alle istituzioni per ripetere questo. Grazie davvero al dottor Mercuri, al comitato scientifico, al gruppo di progetto e soprattutto a tutti i nostri ragazzi che hanno saputo di trasformare il progetto di alternanza scuola-lavoro in un laboratorio grandioso di idee. Grazie veramente di cuore. Arrivederci alla prossima.